Sogno una fila lunghissima, una fila chilometrica, una fila infinita che lega operai reclutati da tutto il mondo, che siano in grado di trasportare qualsiasi cosa: cracker, olive, formaggio, patate al forno, interi banchetti, persone, case, quartieri, intere città che si spostano da una parte all'altra del mondo, dove ogni giorno è un nuovo giorno, dove ogni giorno il mondo è diverso. Ti addormenti a New York e ti svegli a Ciampino, perché la vita è anche un po' una merda, ma poi sogno una promozione, una settimana bianca che non sia in una bustina di zucchero abbandonata nel cestino dell'immondizia. Sogno una pelle nuova, delle antenne più lunghe, un colore più sgargiante. Sogno di svegliarmi la mattina ed avere dei genitali, sì, di fare del sesso sfrenato per il gusto di fare una strage. Morto, 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 morto. Sogno, sogno in realtà un mondo che per me non esiste, un cracker immenso che sfami tutti i capodanni da qui all'eternità. Ecco che sogno, che ci faccia scoppiare tutti di sazietà fino a esplodere tutte quante siamo. D'altronde noi si muore in tante, in troppe, il più delle volte insieme. Veder festeggiare la gente a Capodanno in un locale striminzito quando tu sei in servizio è la cosa più frustrante che ti possa accadere. Solitamente ho sempre un po' paura della gente che mi sta intorno, figuriamoci a Capodanno. Nei locali notturni la gente perde la misura. Bevi qualcosa? Sì, grazie. Cesso. Cin cin, che bel vestito. Cesso. Ciao, piacere, ciao, come vai? Cesso. Ciao, ciao, Cesso. Ciao, come stai, Cesso? Ciao. Io sono al di sopra di tutto questo. Non a caso mi hanno piazzato lì in alto a controllare la situazione. Questo vi racconta il prestigio, la personalità. E il mio mestiere richiede personalità ed ha a che fare certamente con il prestigio. È un mestiere difficile il mio, pericoloso. A volte ho evitato il peggio. Nei locali saper tenere d'occhio la situazione è la cosa più difficile. Ma quando ci sono quelli come me, si può stare tranquilli, si sta in una botte di ferro, anche se quella che controllo io è di vetro. Credetemi, essere un tappo non è una stronzata. Non è solo sughero, è responsabilità. E me ne sto lì in alto a controllare che tutto vada a dovere. Ho sotto il culo migliaia di euro, posso permettermi di dire la mia. Tu ragazzo al bancone che fai? Cocktail? Ascolta, non voglio che fai una grattachecca al gin tonic o una granita al gin tonic. Voglio che prepari un cazzo di gin tonic, ok? Perché tutto quel ghiaccio? Avete sbrinato il freezer? Non la mettere la cannuccia rosa, cretino. Che cos'è quello? Un ombrellino? Siamo alle Maldive? Hai avuto dei problemi da piccoli? Signori, questo locale non si può sputtanare per cose di questo tipo. Lo vedete a cosa sto facendo la guardia? Io sono il bodyguard alla vostra rispettabilità. Ricordatelo, perciò cosa volete rappresentare con quell'ombrellino? Fai sparire quell'ombrellino! Cos'è questa felicità ostentata? Questa voglia di andare altrove? Un posto vale l'altro. La tua miseria ti seguirà anche in capo al mondo. E porterà con sé un ombrellino colorato, credimi. E poi la musica, con quella melodia incredibile.
Che pezzo di merda, eh? Barman, per cortesia. Che pezzo è? Che cos'è questa porcheria? Che cos'è? Abbassa almeno, perché non abbassa. Non si riesce neanche a pensare, a formulare dei pensieri. Ma che fai? Oh, che fai? Cosa? No, 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 che vuoi fare? No, aspetta, no, no. Cosa vuoi fare con quella scala, scusa? Ma sei ma... No, 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 fermo. Non vorrei mica prenderci, eh? Oh, cioè tu vuoi aprire questa bottiglia? Questa bottiglia che io sto custodendo da anni in una serata di Capodanno di merda come questa? Ma sei impazzito? Vuoi gettare all'aria la storia, la cultura, il prestigio? In questo dove vai? Mi lasci qui? Scusa barman, scusa, ma mi lasci in mezzo a questi trogloditi? Scusate, potete sfiatare più in là per cortesia? In particolar modo tu, cretino, mezzo ubriaco, fatti più in là. Ecco, il tuo fiato mi spersonalizza, ecco. Ci cambia la temperatura, ognuno ha la sua temperatura, tu, se tu mi aliti addosso mi spersonalizzi il prodotto. Io qua sotto porto al culo tutto quello che guadagnerai almeno in 3 anni, vedendoti 10 anni, cretino. Ma cosa fai? Ma cosa leggi? Vuoi leggere l'etichetta? Ma non sai neanche di... infatti, vedi, l'espressione di un bambino di 6 anni ad un congresso sulla biogenetica. Ecco, vai, bravo, vai, vai, vai. Ma ciao. Ciao. E tu chi sei? Sei un alieno o una donna con seri problemi dermatologici? Com'è che si chiamano questi cosi che hai, che ti brillano? Ah, glitter. Ma perché il glitter? Pensi di essere più attraente se sembri la donna bionica? Quali film porno anni 80 hai visto? Ma poi cosa vuoi luccicare? Certe cose si fanno meglio al buio. Hai paura che qualcuno possa sbagliare le coordinate? Vuoi mettere delle segnaletiche? Non ho capito. Vuoi portarmi a casa tua? Non sei alla nostra altezza. E di certo ti faremo divertire, io e il mio amico, ma vedi, non ti puoi permettere gente come noi. Il tuo monolocale puzza di stantio e sofferenza, arretrata da 3 mesi con l'affitto che sicuramente devi alla tua vecchia padrona di casa, a cui stanno aggrappate le speranze degli eredi, che poi uno dice la speranza, la speranza. Oggi è l'ultimo dell'anno. E non si capisce per quale cazzo di motivo uno spera che dal giorno dopo le cose possano cambiare. È l'ultimo dell'anno e allora? Le cose cambiano comunque, oggi è oggi, domani è domani, non ti basta cosa speri! Nella maggior parte dei casi vengono deluse le aspettative, guarda me. Non speravo certo di finire in mezzo a questi trogloditi. Piano, 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 fermo, piano. No, ma cosa volete fare? No, no. Ma no, cosa vuole? No, mamma mia, no. Fermi, no. Ma cosa volete ballare? Ma siamo in 1 metro quadrato, cosa volete ballare? Cosa balli? La tua vita è devastata, cosa ridi, cretino? Balla,
siamo in uno squallido baretto con musica a cannone che inspiegabilmente è diventato alla moda. Essere alla moda non ingrandisce gli spazi, li rende solo popolati da gente con problemi di alcolismo, anche a 20 anni. Attento, mi fai cadere. Ma perché la gente all'ultimo dell'anno diventa imbecille? Piano, per cortesia, piano. Ma poi cos'è questo entusiasmo? Ecco, perfetto. Perfetto. Ecco, iniziano i botti dell'ultimo dell'anno, come gli spari nei film, solo che questi sono spari veri, no, ma che fate, no. Stapparmi, non scherziamo, cazzo, sotto al culo c'è una roba che vale migliaia di euro, roba pregiata che viene dall'estero, ragazzi, non scherziamo, fermo. Ma poi io che fine faccio? Mi togliete il lavoro, non sono tutelato, fermi, 10, ragazzi, ragioniamo, piano, ma cosa mi aggiungo? 9! Nessuno mi ascolta, intorno a me il delirio, gente che ride, gente che piange, gente che ripassa il discorso da fare alla moglie, gente che intanto scrive all'amante, amore mio ti penso, oppure ciao bella smandrappona, a seconda della licenza poetica dell'autore, vorrei che fossi qui, mi manchi, quando ci vediamo, ma siamo sicuri che il test di gravidanza è negativo. 7! Gente che ride, gente che piange, c'è chi pensa ai soldi persi, al mutuo, all'avvenire mancato, da domani guarda, domani chiamo Cosoli, domani faccio, domani inizio, mamma mia, domani. 6! 5! Gente che gioca in borsa, ai cavalli, chi con l'avvenire degli altri, chi si attacca, chi si accolla, chi scappa, chi schioppa, chi striscia, chi crepa d'invidia, chi muore da solo di notte, chi mangia, chi ingrassa, chi pensa, sai, me ne andrò, chi invece resta e non sa dove andare. 4! Chi pensa è l'inizio, chi pensa è la fine, chi pensa un lavoro lo voglio e mi manca tutto e mi manca niente, forse ne devo parlare, e la psicoterapia nero, e la fattura, e la busta paga, e la posta, e la banca, e l'INPS, e il del Q dell'ospedale e la malattia e quante pasticche mi sto a piasto periodo. 3! Chi pensa che lì ci devo andare, che quello lo devo vedere e non l'ho letto e non lo conosco e so tutto io e non so niente, ora vedo, ora vado, ora faccio, ora fammi capire, mi serve più tempo, voglio un figlio, non voglio un figlio e mi sposo e divorzio insieme, così risparmio, siamo soli, siamo in troppi, siamo in tanti, non c'è mai nessuno, dove sei, non ci sei mai, e i conti e la borsa e il tempo e piove sempre, non piove mai, me ne andrei, guarda, chi prega, chi bestemmia, chi se la tiene, chi la dice, è la crisi c'è e la crisi non c'è e c'è sempre stata e ti amerò per sempre, non ti amerò mai. 2, gente che piange, gente che ride, chi promette e manterrà, chi promette e dimenticherà. 1, chi morirà e chi vivrà vedrà.